sfocato che non si vede un cazzo di niente. Non si vede niente, non riesco più a mettere l'autofocus. Non ce ne frega un cazzo dell'autofocus. Non ce ne frega, beh, in realtà un po' ce ne frega. Come si rimette? Non si vede una fava. Eccoci. Questa si tocca dopo. Non si tocca prima. Si tocca dopo. Si tocca dopo questa qui. Si tocca dopo questa qui. Io non ci ho sperato neanche un po' per tutta la giornata. Che botta, che scarica di adrenalina. Io non ci avevo creduto. Non ci avevo creduto. E quindi vi chiedo scusa, ragazzi. Vi chiedo umilmente scusa che l'avete portata a casa sta cazzo di coppa. L'avete portata a casa sta cazzo di coppa. Allegri espulso. Parto da lì. Penso che abbia avuto le sue buone ragioni per protestare contro l'arbitraggio di questa sera. Maresca non mi è piaciuto per niente, ma proprio zero, meno di niente. Gestione veramente terrificante, pessima. Ci sta che uno poi gli vengano i due minuti e vada a svalvolare. Ci mancherebbe altro. Ma guarda che veramente ha fatto una gestione della partita terrificante. E lo dico stasera che vinco. Voglio parlare dell'arbitro stasera che vinco, perché veramente è stata una gestione terrificante. La Juventus porta a casa la Coppa Italia, vince un trofeo, il primo titolo, la prima Coppa dell'Allegri Bis. È arrivata, sembrava una Mission Impossible, è arrivata. E la cosa bella è che è arrivata in una maniera, secondo me, anche tutto sommato convincente, contro un Atalanta che non è assolutamente riuscita a fare il suo gioco, non è stata in grado di creare un gran numero di occasioni pericolose, e contro ogni pronostico, secondo me, la Juventus porta a casa questa Coppa Italia. Una Coppa Italia che è tutta nel segno di questo uomo qua, inquadrato in questo momento, che è Dusan Vlahovic, il numero 9 della Juve. Dusan Vlahovic. La Juventus che va in vantaggio dopo 4 minuti bastano la Juventus per andare in vantaggio. Questa è stata un'occasione colossale, un'occasione creata però bene dalla Juventus, in palleggio, partendo da dietro con Bremer, scambiato con McKennie e Cambiaso, poi in verticale, in profondità, quelle palle che piacciono a Dusan Vlahovic e che vediamo sempre troppo spesso, troppo poco spesso. E quelle palle lì, Dusan Vlahovic è letale. Un Dusan Vlahovic che aveva anche segnato il gol del 2-0, tolto per fuorigioco di guardate, veramente, questa tipologia di fuorigiochi, boh, secondo me lascia molto a desiderare. Mi lascia veramente sempre molto perplesso. E se il VAR è stato inventato per andare a vedere gli episodi dubbi, quel contatto tra Ian e Vlahovic è impossibile che non si vada a vedere. Scusatemi, ma la tensione del match adesso mi fa parlare, straparlare, dire anche cose che non volevo dire, che volevo tenermi dentro per festeggiare stasera. Però è stata veramente una gestione atipica, una gestione non all'altezza, quella di questa sera da parte di Maresca. Ma chi se ne frega, perché la portiamo a casa lo stesso? Ce la portiamo a casa lo stesso questa coppa, la vinciamo noi comunque. Mamma mia ragazzi, questa cosa qui è la dimostrazione, questa è veramente la dimostrazione di quanto la Juventus le 15 partite dove ha fatto i 15 punti se le buttate via da sole se le buttate via, veramente da sola. Perché stasera la partita è stata preparata in un certo modo, è stata preparata per cercare di mettere in difficoltà l'Atalanta in questo modo qui, cercare di limitare con quella densità le ripartenze di uno contro uno con i giocatori che andavano a raddoppiare sugli esterni. La Juventus difendeva 5-4-1 questa sera, 5-4-1 con McKennie da una parte e Chiesa dall'altra, che andavano ad aiutare Ealing Junior e chi era quell'altro, è Cambiaso sugli esterni, per andare a limitare le giocate dell'Atalanta. Un'Atalanta che non è riuscita, non è veramente riuscita a fare male alla Juve, non ce l'ha fatta, è stata inconcludente l'Atalanta. Questa è la grande notizia di questa serata, perché veramente l'Atalanta era la squadra nella miglior condizione possibile, era veramente nell'apice, nel massimo del suo splendore. La Juventus invece era
completamente distrutte. Queste sono le belle storie di calcio, perché questa sera la Juventus vince 1-0, vince con le barricate anche per un buon numero di minuti della partita, ma la Juventus ha avuto anche delle possibilità di andare sul 2-0. Oh, Miretti, io ragazzi miei, Miretti, io non lo so, un viaggio Medjugorje probabilmente, perché dopo la traversa con la Salernitana, anche la traversa questa sera, tra l'altro anche calciando bene, un paio di occasioni anche per l'Atalanta, perché c'è stata quella di Miranchuk in drop che lì mi si è fermato il cuore, il palo di Lukman è stata un'altra cosa che mi ha fatto dannare. Però ragazzi, stasera ci sono veramente dei singoli che hanno fatto una partita stratosferica. Chiesa in fase difensiva, poi ne parleremo domani, l'abbiamo già detto, Dusan Vlahovic è l'uomo della serata. Hunis Lukaku, quando c'è sto Dusan Vlahovic qui, chi se ne frega di Lukaku quando c'è un Dusan Vlahovic del genere, che veramente si candida a diventare l'uomo copertina della Juventus anche nei prossimi anni. E Gleison Bremer, assolutamente Gleison Bremer, perché ha fatto una partita che De Ketelaere sembrava un bambino dei pulcini questa sera. Onore all'Atalanta per il percorso, per la stagione, tutto quanto, ma stasera mi sento di dire che la finale è giustamente vinta, meritata dalla Juventus. Dal punto di vista delle scelte invece dell'allenatore, non mi è piaciuta la sostituzione di Nicolussi Caviglia per Miretti al 60esimo, ma le scelte di Ealing e di Nicolussi le ho condivise al 100%, ne parlavamo anche nel video questa mattina, erano scelte giuste, e Nicolussi mi ha stupito da quanto era pronto, perché Nicolussi era pronto per giocare questa partita con il ritmo anche che gli mancava da tante gare. Sono state veramente delle scelte che ho apprezzato, il fatto di aver escluso anche dei giocatori che quest'anno avevano visto il campo tanto, come Kostic, in una finale si è veramente andati a scegliere i giocatori che in questo momento dovevano scendere in campo. E poi c'è stata una novità, attenzione, che non ho ancora nominato, Rabiot che andava a prendere la palla, Rabiot si abbassava e andava a fare i compiti di Locatelli, che questa sera non era disponibile, non era presente, ma andava a fare quello che faceva Locatelli, andava a prendere il pallone. Poi quando è uscito Nicolussi è stato proprio Rabiot a mettersi davanti alla difesa, andare a cercare di strappare. Dall'altra parte c'è stato un Ederson, signori, che è un giocatore clamoroso, io sono curioso di vedere quanti chilometri è andato a fare Ederson in uno contro uno su Rabiot, ma Rabiot ha fatto una partita concreta. Per questo mi fanno arrabbiare, perché le scelte sono state giuste, tante volte sono state sbagliate, perché l'atteggiamento è stato giusto e tante volte è stato sbagliato. Mi fanno arrabbiare queste cose, ma le metto via per forza di cose, perché io mi immaginavo una serata tremenda, terrificante. Invece portiamo a casa la coppa, non si tocca. Gasperini, tra 7 giorni c'è una finale di Europa League, ok? Io credo che tu possa aver imparato la lezione, credo veramente che tu possa aver capito che la coppa la si guarda, la si tocca, la si accarezza, poi in un secondo momento. E ancora una volta questa regola non scritta del calcio va a ribaltare i pronostici, i risultati e tutto quello che poteva essere. Sono troppo felice, perché questo è veramente un dolcino, no? Un dolcetto, come quando devi concludere il pasto con un dolce per sciacquarti la bocca, e magari è stato un pasto che non ti è piaciuto. Questi 3 anni sono stati un pasto veramente lungo, indigesto, ma qui c'è il dolcetto, che è una Coppa Italia, la Juventus che torna a vincere per fortuna. Tanti giocatori della Juve che ancora non avevano vinto ancora niente, su tutti ancora quello lì, ancora Dusan Vlahovic, che è per forza di cose l'uomo che voglio nominare più spesso questa sera, un numero 9 come si deve per la Juve, perché io in stagione l'ho sentito tante volte criticato, tantissime volte, sbaglia tanti gol e qui e là, nei momenti anche più difficili Dusan Vlahovic c'è, e c'è sempre stato, e nei momenti più importanti, e questa sera era un momento veramente importante. Quindi stasera credo tutto bene, davvero tutto bene, non ho, poi quando si vince un trofeo, un titolo, una competizione, anche se è una competizione di secondo piano rispetto alla Champions, il campionato, ma quando si vince, soprattutto quando non si vince da tanti anni, è sempre qualcosa di bello e che ci portiamo dentro. Ricordiamoci di questi momenti, queste sensazioni, perché ragazzi
Non ho idea di quando poi torneremo a vincere un altro trofeo. È stata una cosa che ha detto anche ieri Danilo, l'ha risottolineata Allegri. Intanto viene premiato Vlahovic come MVP. Domani faremo le pagelle, ma sono assolutamente d'accordo di questa cosa. Una serata finalmente da Juventus. Una serata in cui finalmente si torna a ragionare di trofei, di vittorie, di queste cose qui. Ci mancava, almeno personalmente, mi mancava, erano cose che mi mancavano. Se trovate Rocky, fatemelo sapere, che sono curioso di sapere che cosa si sono detti. Ciao a tutti, ragazzi, e forza Juventus!